Come promesso, ecco la ricetta della pasta frolla di mia nonna Vincenza. Io e mia mamma conserviamo in un foglietto scritto da lei tutta la ricetta e veramente per noi è un ricordo bellissimo e vi assicuro che questa frolla è buonissima. Per prima cosa in una ciotola lavoriamo il burro con lo zucchero, dobbiamo ottenere come una crema e mi raccomando il burro lavoratelo ben freddo di frigo. Se vogliamo possiamo anche utilizzare le fruste elettriche, sarà molto più semplice, o la planetaria. A questo punto aggiungiamo le uova un po' alla volta e lavoriamole bene così da farle amalgamare al composto di burro e zucchero. Non vi preoccupate se le dosi vi sembrano un po' abbondanti, è perché con questa ricetta ne vengono due belle crostate da 24 cm. A questo punto aggiungiamo la scorza del limone e mia nonna metteva una bustina intera di lievito, provatelo perché viene ancora più soffice e friabile. Aggiungiamo anche la farina un po' alla volta e lavoriamo l'impasto prima con un cucchiaio e poi unendo sempre più farina con le mani. Dobbiamo ottenere un panetto sodo, omogeneo e non appiccicoso. In base alla grandezza delle uova magari vi occorrerà un pochettino più di farina, un po' meno. Ecco pronta la nostra pasta frolla, anzi la pasta frolla di nonna Vincenzina, e provatela perché è buonissima.